Ci troviamo qui oggi con Mary Caracciolo, capogruppo di Forza Italia. Mary, benvenuta innanzitutto. Grazie Sonia. Ci ritroviamo qui dopo un paio di anni. Ricordami un po' che anno era. Quindi Era il 2015 che venni qui a fare un'intervista presso di voi. eri alle tue Sì, alle prime prime. esperienze, alle prime armi eravamo. Com'è cambiata la tua vita e quella di consigliera comunale? E beh, ovviamente l'esperienza ha fatto tanto in ormai questi 4 anni che sono trascorsi, tanta esperienza che è servita al fine di poter trasmettere maggiormente quelle che sono le istanze dei cittadini e poterle tramutare anche in richieste che vengono appunto fatte nei confronti di Palazzo San Giorgio. Sono stati 4 anni ricchi, intensi, dove appunto ho avuto la possibilità, ed è la cosa più bella, penso, dell'esperienza di consigliere comunale, di poter conoscere diverse realtà che magari non sono sempre vicino alla formazione professionale propria di ciascun consigliere, ma che permettono di arricchire il proprio bagaglio e dall'altra parte poter avere alcuni piccoli risultati da opposizione anche che consentono comunque di far felice le persone. E questa è la cosa più bella, avere poi il sorriso delle persone che ti ringraziano. Certo, com'è la vita di consigliera donna a Reggio Calabria? Consigliera donna Reggio Calabria, devo dire che alla fine i risultati vengono ottenuti, però è un po' più difficile probabilmente. È necessario prima che le persone abbiano fiducia in te, credano nelle tue capacità. E questo magari se sei donna, obiettivamente non dobbiamo nascondercelo, lo dimostri strada facendo, lo dimostri giorno dopo giorno, mettendoci la faccia nelle battaglie e nelle proposte che avanzi. La gente poi li ottiene i risultati alla fine perché comunque la gente impara effettivamente a capire chi sei, quanto vali. È soltanto un po' più difficile probabilmente rispetto ad un uomo che magari è solitamente più portato, lo vediamo di più nelle facce quotidiane della politica. Però noi donne sono convinta che possiamo dare una marcia ulteriore perché siamo più sensibili. Senti, tu consiglieresti questo tuo lavoro a tua figlia? Sappiamo che sei mamma. Cioè, se tua figlia venisse da te, voglio fare il tuo stesso lavoro. Allora, come lavoro sono avvocato e ci tengo alla professione di avvocato perché la politica deve essere una passione. Se mia figlia avesse la passione, me lo auguro, nei confronti della politica, direi che fa bene perché non bisogna girarsi dall'altra parte. Ciascuno deve avere appunto coltivare le proprie passioni. E se la passione è la politica, vuol dire che non ti disinteressi rispetto a quello che ti sta intorno, rispetto alle problematiche che vive la tua città, la tua realtà. Quindi certamente le direi che è necessario però formare diversi peli nello stomaco perché comunque è necessario avere la schiena dritta, non farsi influenzare rispetto a ciò che viene detto dall'esterno, ma essere coscienti e consapevoli delle proprie capacità. Senti, quali sono le battaglie che sta combattendo Mary Caracciolo e il tuo gruppo qui a Reggio? Come Forza Italia e come opposizione in generale, siamo appunto a 365 gradi attenti, 360 gradi attenti rispetto alle problematiche che attanagliano la nostra città, dalle appunto i mancati pagamenti purtroppo ahimè che vedono condizionare il lavoro sia degli assistenti educativi, 160 assistenti educativi del comune di Reggio Calabria, che dopo 8 mesi hanno ricevuto soltanto praticamente 1 mese e mezzo di pagamento delle loro spettanze, AVR che dopo anche altri 5 mesi ha ottenuto nessun piccolo pagamento, quindi rispetto a quelli che sono i lavoratori della nostra città. Seguo con molta attenzione il lavoro che viene fatto nei confronti dei più deboli e quindi anche dei disabili, e questo sia si riflette nel pagamento ovviamente delle spettanze delle cooperative sociali del terzo settore, ma come anche dei servizi che vengono erogati ai disabili. E quindi faccio riferimento ad esempio al trasporto dei disabili, dove con molta attenzione appunto ho manifestato la necessità che ricomprendesse non soltanto i disabili minori, ma anche i maggiorenni, coloro ovvero che dopo appunto la maggiore età comunque rischiano di ritrovarsi sempre più soli, in quanto ovviamente i genitori risultano essere anche più grandi di età. Diverse battaglie per quanto riguarda gli asili nido e le scuole materne, la sensibilità ovviamente che mi dà il fatto di essere mamma e cercare di far sì che anche i bambini che frequentano le nostre scuole materne, i nostri asili nido, possano trovarsi in condizioni e possano trovare delle scuole che accolgono realmente i bambini. Non dimenticherei ovviamente i problemi che ci attanagliano, quali buche purtroppo e spazzatura, la raccolta della spazzatura che è evidente.
è stato un fallimento per la città di Reggio Calabria e quindi cerchiamo di sollecitare anche per quanto riguarda le buche presenti nel territorio reggino, insomma, un cambiamento di passo rispetto alla manutenzione stradale che ovviamente purtroppo ai noi ha dato finora degli scarsi risultati dopo 4 anni e mezzo. Sulla questione di sesso? Di sesso abbiamo fatto anche lì una battaglia che doveva in questo caso riguardare entrambe le forze politiche, perché comunque è una battaglia per il comune di Reggio Calabria. L'abbiamo detto a chiare lettere, l'ho detto in tutti i modi, sono fortemente contraria al dissesto, a differenza di chi, di qualche movimento che invece è favorevole al dissesto, perché ritengo più che altro che sarebbe un ulteriore fallimento della città di Reggio Calabria. Quindi al di là di Falcomatata sarebbe proprio il fallimento della città di Reggio Calabria, sarebbe il fallimento anche per quelle imprese che sono creditrici del comune di Reggio Calabria e che vedrebbero falciati i loro crediti nei confronti del comune proprio appunto in virtù di un dissesto. Quindi è necessario fare tutto per evitare questa soluzione. Sembra di ieri che il ministro, dopo vari solleciti anche da parte del Consiglio Comunale, quindi anche da parte nostra ovviamente, ha dato una proroga al 30 aprile per l'approvazione del bilancio e in questo modo consentendo di poter predisporre quei piatti necessari per poter fare in modo, insomma, che si arrivi a un bilancio di previsione. Quindi ritengo che la politica debba vincersi su altri fronti, ma che lì stesso sarebbe veramente qualcosa da allontanare rispetto alla città di Reggio. Qual è la cosa più urgente che credi tu si debba realizzare per la città, al primo posto? Direi che manca una visione di città, cioè ciò che in questi 4 anni e mezzo è mancata fortemente a Reggio Calabria, magari è mancata appunto all'amministrazione Falcomatà, è l'idea di città che si vuole di Reggio Calabria, capire se si vuole una città turistica e quindi andare nell'ottica appunto della città turistica con servizi che consentano il turismo e che possono incentivare anche il commercio reggino, capire che tipo di città si vuole. Qualsiasi amministrazione comunale che sia propinqua ad amministrare una città deve avere chiara l'idea della Reggio che vuole, della Reggio che immagina. In questi 4 anni e mezzo invece Falcomatà e Company hanno affrontato la contingenza senza mai progettare, senza mai programmare, e quindi se manca questo poi è normale che giorno dopo giorno ritroviamo sempre delle problematiche che si ripetono, si ripercuotono, ma che non danno nessuno sviluppo, perché in realtà manca la progettualità. Lo dicevo forse anche nel 2015, ne parlavamo, rispetto al waterfront, che è una delle simboli maggiori che potevano rappresentare la città di Reggio Calabria. La modifica del decreto Reggio col definanziamento, quindi del waterfront, a favore della manutenzione stradale, che come abbiamo visto non è stata neanche fatta, la dice lunga proprio sull'amministrazione Falcomatà, che non ha un'idea di città. Perché se tu valorizzi e individui un'opera come il waterfront di Zadid, quindi un architetto appunto di fama internazionale, a quel punto capisci che dai, vuoi effettivamente far rinascere la città di Reggio Calabria, perché quello ti può portare turismo, ti può portare un incentivo economico, ma hai una visione a lungo raggio, a lungo spettro. Se tu invece pensi con delle somme che sono straordinarie come il decreto Reggio, quindi con delle somme che sono a parte, di poter gestire una manutenzione che dovrebbe appunto essere gestita con altre somme, non con quelle del decreto Reggio certamente, allora è normale che praticamente vai a svilire anche il ruolo di città e ti ritrovi una città che è appunto una città che arranca e che non riesce più a rappresentare Reggio quale centro del Mediterraneo. Come vedi Reggio nel futuro? Vedo una Reggio che non è più appunto amministrata dal centro-sinistra, ma che sarà amministrata dal centro-destra e che vorrà riprendersi i suoi spazi sia all'interno della Calabria, perché in questi anni abbiamo avuto tanti soprusi anche nei confronti della vicina Catanzaro, che si è riappropriata di troppe nostre situazioni. Dall'altra parte vedo una Reggio che si ricolloca anche in un'ottica nazionale, e perché no, mi piacerebbe questa idea nuovamente di valorizzare la Reggio come centro del Mediterraneo e quindi appunto poter favorire anche un trasporto e uno scambio culturale con paesi che hanno anche delle vicinanze rispetto alla nostra Reggio Calabria, però tutto puntando su quelle che sono anche le caratteristiche di Reggio, cioè non bisogna inventarsi molto, ripartire da quello, valorizzarlo, però il tutto deve dare con una progettazione, perché altrimenti rimane qualcosa che segue appunto i problemi piccoli senza guardare a quelli che sono invece un più ampio raggio per Reggio Calabria. Va bene Mary, noi ti ringraziamo per questa intervista e ti facciamo un in bocca al lupo per la tua carriera. Crepi, grazie mille Sonia e grazie a tutti quanti voi.